Raga, abbiamo deciso di andare via perché. Infatti. E tienti $10. Ho detto che volevo un lavoro, non diventare uno schiavo. Come vuoi, fuori dalle palle allora. E non farti più vedere da queste parti. Non preoccuparti, ne faccio 100 volte tanto lavorando per la Barbaro Incorporated. Aspetta, hai detto Barbaro? Joe Barbaro? Sì, e allora? Merda. Nessuno che lavora con Joe fa lo scaricatore per $10. Che cazzo ti è preso? Vieni con me. Esatto, ragazzi, cioè praticamente siamo andati via perché caricare tutte quelle casse lì, come avete visto, era impossibile, infattibile. Cioè, scritto la porta è aperta, vai via quando ti pare. Se vedete in alto a sinistra ogni tanto appare la quest. Quindi. Che c'è? Da. Beh, a questo non piace il lavoro manuale. Ma che cazzo? Dice di lavorare con Joe Barbaro. Stronzate. Se lavora con Joe, perché scarica le casse? Questa me la devi proprio spiegare, figliolo. Dimmi. Cos'è questa storia? Mia madre per me voleva un lavoro onesto, ma io voglio i soldi veri. Quindi questo lavoro non fa per me. Le donne sono tutte uguali, vero Steve? Sicuro, Derek. Non vuole che passi il tuo tempo con Joe, giusto? Mia madre era uguale, guarda come sono finito. Capo del sindacato, tutto questo cazzo di porto è sotto ai miei ordini. Come sta Joe? Piuttosto bene. E com'è che l'hai incontrato? Siamo amici dai tempi del vecchio quartiere. Sono appena tornato dall'Europa e mi dà una mano finché non mi sistemo. Senti, devi capire che una persona nella mia posizione deve essere prudente. Certamente. Allora non te la prendi se chiamo a Joe, vero? Fai pure. Ma dove cazzo è il suo numero? Ah, eccolo qui. Magari non è a casa. Non sarebbe bello. Ehi, Joe. Sì, sono Derek. Senti, ci sta uno qui. Come hai detto che ti chiami? Vito. Vito. Dice che sta cercando lavoro e di essere tuo amico. Un buon amico. Volevo solo controllare prima con te. Sicuro, eroe di guerra e stronzate varie, va bene. Allora grazie. Ci sentiamo. Scusa, amico, dovevo verificare. Joe dice che sei appena tornato dall'Italia. Dovresti riuscire a cavartela. Se vuoi fare un po' di soldi in più, ho la cosa giusta. E ragazzi, qui al porto dovrebbero fare un pagamento mensile al barbiere, ma la metà di loro non caccia mai i soldi. Mi serve qualcuno che li svegli un po'. $10 a uomo. E se non gli serve un Beh, taglio? allora dovrai convincerli del contrario. Capisco. E se qualcuno fa casino? A quel punto gli fai il culo. Beh, diciamo che devi dargli una lezione senza impedirgli di continuare a lavorare, capisci? Per questo non è Steve a fare il lavoro. Giusto, Steve? Giusto, capo. Riscuoti almeno $150 e te ne darò 50. Solo per fare due passi, respirare l'aria da mare e incontrare nuove persone. Soldi facili, cazzo, eh? Che ne dici? Di sicuro è meglio che portare in giro. Ultimamente riscuotere il pizzo. Boh, raga, mi ci vorrà un botto a montare questo video. Sarà tipo 4 ore che sto registrando. La cosa bella è che voi non vi vedete. Insomma, vabbè. Sono qui per la quota del barbiere. Ehi, a che gioco stai giocando? È il tipo di giochi in cui paghi ciò che devi e non ti fai male. Perché? Ti dà fastidio? Mi dai fastidio tu? Ora sparisci, se no ti prendo e ti faccio il culo. Vai su, bello. Forza, caga sotto. Ecco i tuoi cazzo di soldi. Sono felice di vedere che hai cambiato idea. Mi ha già dato i soldi. Raga, purtroppo lo dobbiamo fare per forza.
Allora, se non mi sbaglio, lui era l'unico cazzuto. Lui, se non mi sbaglio, qualcuno, insomma. Amico, mi dà che vuole che paghi la quota per il barbiere. Ancora? Non ci vado nemmeno dal barbiere, cazzo. Prendi, dalli a quel ladro figlio di puttana. La prossima volta cerca di pagare in tempo, ok? Grazie. Se vado da lui, A Derek serve la quota per il barbiere. Hai sbagliato persona, amico. I capelli me li taglia mia moglie. Già, ma finché lavori qui, i capelli te li tagli quando lo dice Derek. Oh! Ok, basta così. Sono felice di vedere che hai cambiato idea. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. È tipo il pizzo, ragazzi. Senti, stronzo, non sono dell'umore giusto. Vedi di sparire, se no ti faccio male. Non posso, amico. Derek vuole i suoi soldi. Derek può baciarmi il culo. Cosa cazzo pensa di fare? Farmi fuori? Ehi, l'hai detto tu, non io. Perché non ci provi, allora, stronzo? Va bene, raga. Big fight. Dai, femminuccia! Eccolo, è andato giù, sai. Ok, c'è qualcun altro che ha dei problemi a pagare per il cazzo di barbiere? Ok, ragazzi, abbiamo riscosso il pizzo. Angela, aspetta, devo... Ha già pagato. Mi ha già dato i soldi. Boh, raga, non mi sembrava che tutti mi avessero dato i soldi, Però vabbè. Comunque, se la missione dice di andare di qua, andiamo di qua. Ma col denaro, capo. Bel lavoro, ecco la tua parte. Ti ho visto mentre ti occupavi di Bill. Sei bravo. Steve si è fatto quasi picchiare quando ci ha provato. Vero, Steve? Ma giusto, Derek. Ecco, un bonus per averlo raddrizzato. Grazie. Quello lì era una vera spina nel culo. Ora levati dai piedi, che ho degli affari importanti da sbrigare. E salutami a tua madre. Dille che ti sei trovato un posto come mio nuovo assistente. Sì, lo farò. Ci si vede. Ah, Vito, quasi dimenticavo. Ha chiamato Joe. Dice di incontrarlo da Fretti. Ok, ragazzi, abbiamo... fatto il nostro primo lavoro. No, scherzavo, il nostro secondo lavoro, ragazzi. Non ci dimentichiamo del furto d'auto. E niente, ragazzi, allora Stop. Per me tutti, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo direttamente in un prossimo video. E sono ore, raga, sto registrando ore, quindi basta, raga, mi stanno esplodendo gli occhi, devo montare tutto, organizzarmi bene, cercherò di fare del mio meglio nel montaggio, spero che vi piaccia questa serie. E niente, ragazzi, noi ci vediamo direttamente in un prossimo video. Bella a tutti.